I controlli in mare vengono puntualmente svolti lungo tutta la costa salernitana. Non a caso abbiamo elevato circa 130 verbali per navigazione, per comportamenti non corretti da parte di diportisti, quindi i controlli vengono fatti e qualora vengono rilevati comportamenti anomali vengono puntualmente sanzionati. L'incidente ripropone la sollecitazione ad effettuare controlli soprattutto per quel che riguarda il noleggio delle imbarcazioni, un mercato fiorente che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e che spesso si ritrova anche con una regolamentazione poco chiara rispetto ai conducenti, alle patenti nautiche, a chi guida le imbarcazioni, alle responsabilità rispetto a terzi. No, noi i controlli li facciamo e chiaramente quando vengono controllati, se sono in regola con tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, non possiamo fare altro che prenderne atto e lasciare andare il soggetto controllato. Onestamente una esatta cognizione di quanto sia cresciuto il fenomeno, probabilmente, verosimilmente è cresciuto come è cresciuto un po' tutto il fenomeno diportistico, ma il problema al di là della regolamentazione sulla materia del diporto, io dico sempre che la cosa più importante è il rispetto delle norme della navigazione e il buon senso che deve, dico sempre, improntare i comportamenti di ognuno di noi, a maggior ragione di chi va per mare. Quali sono generalmente le irregolarità che avete contestato negli ultimi tempi? Ma essenzialmente ai diportisti, essenzialmente la navigazione sotto costo.